Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino. Di nuovo con Antonio. Antonio, come stai? Bene, bene, bene. Sarà difficile che ti superi? Sì? Sì, perché l'ultimo vino che abbiamo assaggiato... Ancora lo ricordi? Certamente. Ma non hai bevuto più niente da quel giorno? A quel livello no. sarà contento il produttore. Allora, non dipende da me, io lo scelgo, ma poi il vino non lo faccio, quindi... Comunque sappiamo che sempre trattiamo con qualità, quindi... Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, continua il nostro tour, il nostro giro d'Italia, siamo in Italia quindi. Nord-est, Veneto, terra di grandi tradizioni, terra di grandi vini, terra anche di grandi quantità, perché la produzione veneta è notevole a livello anche sia qualitativo che quantitativo. Siamo nella provincia di Treviso, nel Grisa Ponte di Piave. Siamo in una zona dove si produce il famigerato prosecco, però siamo nella pianura, non siamo nelle che pianura, conosciamo bene, conosciamo bene. E qua invece abbiamo un vino che probabilmente tu non avrai mai assaggiato. Allora, il paese l'abbiamo detto, l'azienda è Le Rive di Bonato, la proprietà è appunto la famiglia Bonato, e il vino in questione è un Manzoni bianco. Solo ho letto nei libri su questo vitigno. Hai già studiato. Ok, comunque è un vino bianco che troviamo in quella zona lì, a cavallo fra il Veneto e il Friuli. Azienda storica, anche qua abbiamo tracce della loro storia a partire dal 1500 e rotti, insomma, già quindi nel XVI secolo su alcuni testi della Chiesa si citava la famiglia Bonato de Bonati per quanto riguarda la produzione di vini, no? Quindi vuol dire che è una famiglia che ha una discreta tradizione in ambito. Lo portano nel sangue. Assolutamente sì. Fratelli Bonato mandano avanti l'azienda, una produzione di molti vini, sia bianchi che rossi, a parte i prosecchi, e diciamo che l'imperativo, se parli con loro, è una cosa che comunque è immediata, è la qualità. Loro fanno tanto vino, fanno tante qualità, però tante qualità, ma comunque quello che c'è nella bottiglia per loro, la qualità di quello che c'è nella bottiglia è imprescindibile. E dopo tante parole, tanta bocca secca che mi è venuta, andiamo a vado dunque. A fare quello che mi viene meglio. Esattamente. Ti verso un po' di vino anch'io. A lei. Grazie. Prego. Ti piace la maglietta che ho messo oggi? Mi piace un sacco. Hai visto? Ma stavo pensando che abbiamo cominciato l'anno vivacemente, mi pare che terzo bianco che assaggiamo questo anno, qualche lo spumante spagnolo certamente, sì. Poi, cosa che mi piace perché così andiamo contro tendenza di questo inverno freddo. Certo, proprio dopo piove perché i capelli bagnati. Ah, no. sono appena il look, il look, ragazzo si tiene. Allora, torniamo subito immediatamente a quello che c'è nel bicchiere. Fase 1, abbiamo, vediamo che comunque anche in questo caso qua, giallo, sempre paglierino, comunque tendente al verdone, sì. Abbiamo una vendemmia 2016. Quindi è un infante, però questo è un vino che comunque va bevuto giovane, non è un bianco, non è assolutamente un bianco di invecchiamento. Quindi okay. La nota verdogna la che andiamo a ritrovare come riflesso è assolutamente naturale e è ovvio che ci sia. A livello olfattivo quello che mi viene subito fuori è comunque questo floreale bianco, fiori bianchi, molto delicati, non è un profumo comunque invasivo a livello... Una leggera mineralità anche. Sì, però basicamente i fiori bianchi sono dominanti. Sì, è una piccola nota sulfurea, non so che comunque fa parlare con la mineralità. Adesso, come dice il nostro caro amico Mario, che segue Mario D che segue le nostre peripezie enologiche, vediamo se questo non è un vino Pinocchio. Questo non te l'aspettavo. Vediamo. Ovvero se in bocca mantiene quello che ci ha promesso col naso. Salute. Salute.
Caro Mario, questo non è un vino Pinocchio, te lo confermo. Anzi, direi che offre di più di quanto ti aspetti. Assolutamente, assolutamente ha un'evoluzione in positivo ancora al gusto. Attenzione, parliamo in questo caso di un vino da pasto, un vino da tutti i giorni, un vino che ha un rapporto qualità-prezzo micidiale. Poi la, nonostante sia un vino bianco, la morbidezza molto morbido, perché comunque l'acidità c'è, la nota leggermente, però alla fine è rotondo, è morbido, ed è un vino che comunque ti invita a bere. Stiamo parlando comunque di vini che a seconda delle annate hanno più o meno, cioè, mezzo grado che vale, quindi vanno dai 12 ai 12 e mezzo, non sorpassano mai i 12 gradi e mezzo. Questo vino che comunque ti chiama sicuramente per l'aperitivo, e sarebbe troppo facile dire per i pesci. Esatto, però andiamo sul regionale, ti viene qualcosa, allora, loro ti hanno suggerito qualcosa? Allora, secondo me in questa situazione qua, regionale o meno, perché comunque poi dopo alla fine molti piatti cambiando regione cambiano nome, ma poi sono sempre quelli. Comunque dei primi anche con dei condimenti di verdura, dei ragù di verdura, secondo me ci stanno, perché comunque la verdura è delicata, questo vino è delicato, rotondo, non si annullano. Pesce, l'ho già detto, non ci sono assolutamente problemi. Lo azzarderei anche qualche formaggio non troppo, esatto, stagionato. Sì, qualche formaggio fresco tendenzialmente, non troppo forte, perché come se non andrebbe ad annullare il vino. Assolutamente, comunque delicato, piacevole, di compagnia, un vino da chiacchiera. No, è un vino fantastico, e poi di nuovo un elemento recurrente che io voglio sottolineare nei produttori che si preoccupano delle loro etichette. Di nuovo un'etichetta che non dimentichi, un'etichetta che ti invita, che ti fa incuriosire, quindi semplice, anche quello è una grande cosa. Essenziale, elegante. Ma molto penetrante. Sì, non te lo scordi. Nell'universo dei bottigli che ti trovi in una enoteca o una fiera, tutto quanto, l'etichetta è la prima cosa che ti invita. Se non c'è la ricerca di un determinato vino, esattamente, e l'occhio ti guida, e quindi l'etichetta diventa molto importante. Poi chiaramente noi sappiamo che dentro c'è qualcosa di buono, sì. Non basta l'etichetta. Wow, però, Antonio, prima esperienza con Manzoni, straordinaria, perché penso che per veramente fissare nei nostri sensi un vitigno deve essere elaborato con ottima qualità, cioè, con amore, questo è il caso, con amore, esattamente. Antonio, bravi fratelli Bonato, bravi, complimenti, grazie di questi prodotti, grazie a te Antonio, e niente da dire, salute, alla prossima. Ciao amici, alla prossima, ciao.